Boy Scout. Esploriamo, siamo scout. Siamo proprio dei Boy Scout. Sì! George era molto eccitato. Era stato eletto Boy Scout onorario. E oggi era la sua prima uscita in esplorazione. Sei emozionato, non è vero, George? Anch'io. Pensa che per me è la prima uscita come capo scout. Ed è con vero onore che nomino mio assistente capo scout il qui presente Bill. Sì! In bocca al lupo, Bill! Oh, sono onorato. Il tuo assistente al rapporto, capo scout. Oh, mi è volata via la cartina! Ah, siamo arrivati! Benvenuti al favoloso arboreto commestibile, una cornucopia di piante perfettamente assimilabili dall'uomo. Ci sono i mirtilli! A chi arriva prima? I mirtilli sono i miei frutti di bosco preferiti. Vieni, George! Ragazzi, avete dimenticato le regole dei Boy Scout? Regola numero uno. Non bisogna mai mangiare un vegetale se non si è completamente sicuri che non sia nocivo. Il che significa... Consultare bene la guida delle piante? Non intendevo quello. Basta avere il permesso di un adulto, d'accordo? Signor sì. Regola numero due. Le piante sono degli esseri viventi. Se non state attenti, potreste ferirle o ucciderle. Quindi non maltrattatele e soprattutto state attenti a non spezzare nessun ramo. Andiamo! Ora vi illustrerò l'itinerario della nostra esplorazione vegetale. Prima di tutto... Scusami, capo scout! Vi mostrerò le varietà di alberi da frutta più comuni, quindi io non andrei da quella parte se fossi in voi! Vi accompagnerò a conoscere il capo giardiniere, il dottor Greenbean. Ah! Oh, oh! Secondo il mio nuovo sistema di posizionamento globale, il frutteto di mele è... Sì, in quella direzione. Controlliamo sulla carta. Dove l'hai messa? Mi è volata dal finestrino, purtroppo. Ma questo è molto meglio. Se le cose stanno così, caro assistente, ti nomino nostro navigatore. Fa pure strada. Magnifico. Oggi usciamo, siamo Boy Scout. Esploriamo, siamo scout. Dopo la lezione dell'uomo dal cappello giallo, George voleva evitare di spezzare qualche altro ramo. Bravissimo! Grazie, George! Arriveremo alle piante dimore più rapidamente passando da questa parte. Non mi sembra la scelta migliore. È un sentiero con troppa vegetazione. Questo rilevatore GPS non sbaglia mai. Lo dice anche la pubblicità. Oh, beh, allora... Seguitemi, scout! Perché lo schermo si spegne in quel modo? Perché o la Terra è uscita dal suo asse, oppure ho dimenticato di caricare la batteria. Ah, non fa niente. George, ti va di arrampicarti e scoprire dove siamo? E tu invece... Bill, dove vai? Tutto a posto! Ho la mia bussola portatile di riserva! Seguitemi, coraggio! Bill, no! Aspetta, uno scout non abbandona mai il sentiero! È la regola numero 3 bis! Sotto il cielo, gnor più terso, noi la strada abbiamo perso! In questa direzione, tutto verde. In quest'altra, un sentiero. George non riusciva a credere ai suoi occhi. Qualcuno cercava di spezzare quel ramo. Quel qualcuno di sicuro non era un Boy Scout. Incredibile! Quell'uomo tagliava tutti i rami. Oh. Ciao! Ma sei una scimmietta! Molto carina! Da piccolo volevo tanto una scimmietta, ma la mamma era contraria. George doveva fare qualcosa e alla svelta. Quell'albero era in pericolo.
fai? Riportami subito il mio cappello! Dai, per favore, mi serve! Potrei prendere un'insolazione! Non vale! Io non ho mica le zampe di una scimmia! Ferma! Andiamo! Da brava! Piccola, senti, lo so che ti diverti, ma io adesso devo tornare al lavoro! Giorgio non voleva far bagnare il cappello. E neanche quel signore. Ma non aveva tempo da perdere. Doveva tornare a sorvegliare l'albero. Oggi siamo, siamo Boy Scout. Esploriamo, siamo Scout. E se siamo nella foresta, cantichiamo come a una festa. Ci siamo persi. Vini e Vicky! Non lo dite neanche. Non ci siamo persi, siamo solo nel posto sbagliato. Secondo la mia bussola, il nord è di là, mentre il sud è di qua. Mentre l'est e l'ovest sono lì e lì. Sì, ma senza una cartina la cosa non c'è molto utile. Un attimo, ho un'idea! Possiamo stabilire la nostra posizione precisa con un orologio analogico. Ci occorre soltanto sapere l'ora locale esatta e... Qualcuno di voi sa l'ora esatta? Diciamo che forse a me è venuta un'idea più valida. Basta chiedere a George di salire su un albero e così... Ho lasciato George sull'albero! George! Dove sei? Mi senti? George pensava a un modo per riattaccare sugli alberi i rami tagliati. Serviva qualcosa di adesivo. Di molto adesivo. Come... Come il fango. Un'altra grande invenzione scimmiesca. Accidenti, era tornato il tagliatore di rami. E ora avrebbe ricominciato a tagliare tutto. Sei una scimmietta rispettosa, eh? Sai che non correvo tanto da quando... Ehi! Dov'è finito il mio potatoio? È quella cosa con cui potavo i rami degli alberi. George! Mi senti? George! Oh, eccoti! Per fortuna ti ho ritrovato! Mi dispiace averti lasciato sopra quell'albero. Oh, buongiorno, dottor Grimbin. Lieto di vederla. Ci scusi per il ritardo, purtroppo è stata una giornataccia. La capisco benissimo. Prima questa scimmietta è scappata con il mio cappello e adesso mi è anche scomparso il potatoio. Accidenti! Ma che succede? Chi ci ha messo il fango? Ne sai niente? Ah, ho capito. Il dottor Grimbin ha tagliato qualche ramo per potare le piante e tu hai pensato che volesse fare del male agli alberi? E perché non me l'hai detto? Cioè, no, è vero, sei una scimmia. Comunque, quello che faccio si chiama potatura. Se tagli nel modo giusto, la pianta non sente niente. Garantito. È tutto vero, George. Anch'io ai miei tempi ho potato qualche albero. Il motivo della potatura è che avere troppi rami non è un bene. Bloccano la luce e i frutti non possono crescere. Ma devo dire che sono molto orgoglioso di te. Ti sei comportato davvero scout onorario. E ti dirò, i tuoi sforzi per preservare la salute degli alberi ti fanno guadagnare la promozione a scout effettivo. Bravissimo, George, sei fenomeno! Ottimo lavoro per un cittadino! Allora festeggiamo, Scout! Prima di tutto uno spuntino e poi il dottor Grimbin ci racconterà tutto quello che sa sugli alberi. Bill, che
Che fai, non vieni? Sì, arrivo. È che non sono riuscito ancora a capire dove ci troviamo. Ah, ma... Un attimo, ho capito. Signor Capo Scout, secondo questo vi dirigete dalla parte sbagliata. Anzi no, mi sono sbagliato, è giusta. Come non detto, avanti tutta!